Respect, che è giurista, docente universitario sia a Torino che a Vienna, che ha promesso che qui starà nel tempo dovuto. Buonasera, io faccio un tentativo di parlare italiano, se qualcosa non è chiaro chiedo il vostro aiuto. Il mio discorso ha tre parti e lo scopo di questo discorso è di parlare del momento costituzionale che vedo adesso in Europa e farò lo sforzo di aprire una dialettica con il tuo discorso. La prima parte del mio discorso appunto tenta di riflettere su questo momento costituzionale e faccio riferimento al momento costituzionale proprio in un senso schmittiano. C'è un momento di sovranità in un stato di emergenza che però come giurista vedo anche come emergenza a proposito del diritto europeo stesso, del trattato europeo stesso. L'istituzione dominante a proposito delle economie politiche in Europa adesso è il European Stabilization Mechanism e vorrei soltanto indicare che questo meccanismo, questa istituzione non fu creato all'interno dell'ambito del diritto europeo, è un trattato che si è basato sul diritto internazionale pubblico ed è un trattato tra stati che hanno deciso di articolare, di proporre e di regolare una economia politica, una political economy, lungo certe linee che poi all'interno del trattato non trovate definite. C'è soltanto un riferimento e qui la compagna di Romania ha fatto un'osservazione molto importante. C'è un riferimento a conditionalities e noi sappiamo benissimo che cosa significa questo, cioè la distruzione del welfare seguendo l'esempio della modernizzazione dell'Europa orientale. Quindi questo momento costituzionale, questo stato di emergenza è un momento politico che interviene nel campo dell'economia e secondo me è meno una rottura con le politiche della comunità europea, ma una continuazione su un altro livello. Ciò che sta finendo adesso, e questo secondo me è il secondo momento di questo stato di emergenza, è che viviamo la fine del compromesso socialdemocratico. Il compromesso socialdemocratico che più o meno dava accesso alle ricchezze sociali, alle classi deboli, e il prezzo che fu pagato era quello della spoliticizzazione, ha trovato un nuovo livello. Adesso questo discorso è un discorso dell'attacco al welfare su un terreno tecnico-economico. E qui si apre una grande problematica, è il terzo momento di questo stato di emergenza, secondo me, ed è che le politiche avanzate della strutturizzazione e organizzazione del nuovo Europa
sono politiche europee. Il welfare, che è sotto attacco, troviamo organizzato sul livello nazionale, e cioè le risorse politiche necessarie per creare un nuovo tessuto sociale, economico, politico, sono concentrate nelle organizzazioni del decision making europeo, e l'amministrazione della miseria sociale è lo compito dello Stato nazionale. E la domanda è come uscire da questa problematica. Io penso che il nodo, e qui apro la dialettica con te se mi permetti, che il nodo del lavoro, e cioè la centralità del lavoro come occupazione, o meglio, come disoccupazione per questo progetto politico. E per fare questo passo vorrei introdurre un altro elemento ben noto che fa parte della nostra cultura politica, ed è quello: l'economia o il mercato non sono capaci a creare le loro istituzioni da se stesso, cioè la grammatica dell'economia, l'organizzazione dell'economia non viene dall'economico, dalla sfera economica. Ricordo soltanto Brodel, è il non marché che sta formando il mercato, cioè c'è una egemonia politica su tutti questi progetti anche a livello economico. E quindi lavoro come occupazione o disoccupazione è anche o piuttosto un progetto politico. E quindi io mi chiedo come mai accettiamo sempre il discorso economico con le scarsità e tutte le regole di equilibrio, tutte queste cose terribili e secondo me false, quando confrontiamo il problema di occupazione o disoccupazione. E quindi il nodo lavoro sta oltre occupazione o disoccupazione. E secondo me noi sul livello europeo dobbiamo chiedere, e questo è un slogan politico, che qualsiasi cittadino deve avere il diritto a sussistenza, e questo diritto deve essere garantito sul livello europeo. Quindi dobbiamo rovesciare il rapporto istituzionale, la logica istituzionale di questa comunità europea. L'organizzazione dell'economia può essere una questione regionale o nazionale. Come organizzare la competizione può essere un problema locale, regionale e nazionale. Ma come garantire che lavoro è un atto di emancipazione e di partecipazione e diventa un atto di intervento anche politico, sociale, su molti livelli? Questo è un dovere di garanzia sul livello europeo. E secondo me una sinistra che vorrebbe offrire delle vie di uscita di questa situazione, di questa calamità, dovrebbe avere il coraggio di proporre questo. E poi qualcos'altro. C'è sempre un sinonimo tra economia e mercato. Questa è l'altra gabbia in cui la sinistra sta in continuazione girando: lavoro e mercato. Ci sono tanti mercati, molte forme di mercato, ci sono tanti modi di organizzare la vita economica e sociale,
ci sono organizzazioni pubbliche, private, ci sono forme miste, c'è molta creatività. Per sfruttare queste possibilità, per essere creativo, ha bisogno di sperimentazione sociale. Un'Europa che garantisce la sussistenza del cittadino deve essere anche un'Europa che garantisce molti esperimenti di partecipazione e un pluralismo economico. E l'ultimo elemento che è, sono molto disciplinato, l'ultimo elemento di questo momento costituzionale è quello: viviamo il momento thatcheriano o di there is no alternative, e noi come sinistra dobbiamo batterci e far vedere che ci sono tante alternative anche all'interno del mondo economico. Mi scuso per il mio italiano.